Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori per questo nuovo appuntamento con Osservatorio Antimafia, sempre su Silence Web Network, in collaborazione con la testata giornalistica online antimafia2000.com. Questa sera vogliamo raccontarvi quanto accaduto ieri a Crotone, in Calabria. C'è stata la proiezione del film La Trattativa di Sabina Guzzanti, proiezione aperta al pubblico prima e a degli studenti durante un secondo spettacolo, e seguito da un dibattito. Dibattito al quale hanno partecipato nomi importanti dell'antimafia, Giorgio Bongiovanni innanzitutto, il direttore responsabile della testata giornalistica Antimafia 2000, la regista del film Sabina Guzzanti, Salvatore Borsellino, l'ingegner Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, caduto nelle stragi del 92, Laura Ferrara, europarlamentare, e gli onorevoli senatori, scusate, Nicola Morra e Luigi Gaeti. Moderatore del dibattito è stato Savino Percoco, coordinatore provinciale del Movimento Agende Rosse qui in Puglia. Questa sera sono nostri ospiti appunto il moderatore Savino Percoco e Licia Lucarelli, a rappresentanza dell'associazione Yogananda, che appunto ha realizzato l'evento. Benvenuti. Buonasera a voi. Benvenuti anche a voi. Salutiamo come sempre Rosario Moreno dalla regia centrale di Treviso e Massimo Bonella che ci segue dalla redazione di pianetaoggitv.net. Sì, con le ultime notizie, se volete ve le do. Perfetto, Massimo. E poi ridarvi la linea fino al termine. Dunque, abbiamo notizia dall'estero. Poroshenko, il presidente dell'Ucraina, intervistato dai media francesi in occasione della sua visita ufficiale in Francia, ha affermato che la questione dell'adesione all'Ucraina, alla NATO, è fondamentale. Organizzerò un referendum, il popolo si pronuncerà, così ha detto. Prosegue, l'Europa non può essere intera senza l'Ucraina. Il presidente dell'Ucraina è stato ricevuto dall'Eliseo, dal presidente francese Hollande, e l'adesione all'Unione Europea, ha notato, è una priorità per noi, anche se siamo coscienti che dobbiamo riformarci dall'interno. Diamo uno sguardo anche, visto che ci siamo e siamo in tema, alla homepage di antimafia2000.com. Dunque, in primo piano tutte le ultime novità, le ultime notizie per quanto riguarda l'omicidio del nostro amico e collega giornalista Pablo Medina, collaboratore di Antimafia 2000. Poi abbiamo alcuni articoli da segnalarvi molto importanti: processo Mori, onestà, logica e coerenza nella deposizione di Riccio, di Lorenzo Bando e Aaron Pettinari. Poi il CSM boccia Di Matteo alla PNA, il disprezzo della storia di Lorenzo Baldo e Giorgio Bongiovanni, processo trattativa D'Amico, Alfano e Schifani hanno fatto accordi con Cosa Nostra di Lorenzo Baldo e Aaron Pettinari. Poi ancora appello per Nino Di Matteo di Sabina Guzzanti. Abbiamo anche alcune rubriche da segnalare in modo particolare. La seguente: il generale Bozzo, conoscevamo da prima la prigione di Aldo Moro, di Stefania Limiti e Sandro Provvisionato. Dunque, ancora per la rubrica Terzo Millennio, che trovate, ricordo, sempre all'interno della homepage di antimafia2000.com, Marea Nera, il Golfo del Messico 5 anni dopo tra 3.000 pozzi petroliferi di Maria Rita d'Orsogna. Poi ancora, no guerra, no NATO per un paese sovrano e neutrale, tratto da Megachip Globalist.it. Questo è anche un video pubblicato sulla nostra testata All News PianetaOggiTV.net. Poi ancora, strage migranti, Massimo Fini da processare i leader occidentali. Intervista di Andrea Barcariol a Massimo Fini. Poi vediamo se c'è ancora qualche altra cosa degna di rilievo.
Giulietto Chiesa, intervento all'Assemblea Nazionale della Lega per la campagna No NATO, No Guerra. Ecco, questo è il video che appunto, non quello che ho detto prima, questo è il video che è anche pubblicato a taglio primo sulla nostra testata Pineta Oggi TV. Bene, non vedo altre cose da segnalarvi in modo particolare. Stato mafia, resta sospesa udienza di Provenzano. I medici dicono che è grave. Ecco, vi lasciamo quindi con questo ultimo flash di notizie, sempre tratto dalla homepage di antimafia2000.com, che ricordo per chi ci sta ascoltando, antimafia 2000 si scrive antimafia 2000 in lettere, non in numero, altrimenti non vi uscirà mai. Detto questo, la linea sono le 22:15, la linea da Venezia torna a Bari per il proseguo della trasmissione, della nuova trasmissione di South Web Network, Osservatorio Antimafia, condotta da Antonella Intranò. A te Antonella, un saluto naturalmente alla regia centrale di Rosario Moreno a Treviso. A te Antonella. Grazie Massimo e ricordiamo che nella conduzione c'è anche Ugo Lombardi. Allora, nella presentazione ho parlato di Yogananda, che è un'associazione, come il nome stesso suggerisce, che si occupa di yoga, si interessa di yoga. Perché un'associazione di yoga si interessa di antimafia? Sì, allora la nostra associazione Yogananda Italia si occupa di yoga, quindi di tramandare, di divulgare le scientifiche tradizioni yogiche in tutta Italia e anche le conoscenze dei metodi scientifici del maestro Paramahansa Yogananda. Infatti la nostra associazione l'abbiamo proprio dedicata a questo grande maestro di yoga. Perché appunto questa associazione Yogananda Italia ha deciso di promuovere un evento sociale? Perché yoga non è soltanto meditazione, non è soltanto studio del sé, non è soltanto pratica fisica che porta all'armonia del corpo, della mente e dello spirito, ma è soprattutto e anche azione. Karma Yoga vuol dire azione insieme, fare insieme un'azione giusta, un'azione che porta alla libertà, alla conoscenza, all'eliminare l'ignoranza. Quindi noi abbiamo deciso di sposare questo evento in quanto crediamo che la gente ha bisogno, e anche noi come cittadini, come insegnanti di yoga, come cristiani, abbiamo bisogno di conoscere la verità di quello che ci accade, di quello che magari i grandi poteri, poteri forti, ci vogliono, in quale strada ci vogliono condurre, dove ci vogliono portare, perché? In modo tale che possiamo difenderci, capire bene come stanno le cose, eliminare appunto l'ignoranza. Questo evento, quello del film, La Trattativa, che sta andando veramente, sta girando l'Italia nelle sale cinematografiche, nonostante sia già il DVD uscito, è stato per noi veramente entusiasmante. Perché portare questo film anche a Crotone, visto che in Calabria non è ancora stato mai portato, come associazione di yoga, ha voluto proprio portare i cittadini a conoscere una realtà concreta, soprattutto i giovani, soprattutto gli studenti. Infatti c'è stata anche una proiezione rivolta agli studenti, quindi lo scopo di noi come associazione è quella di eliminare l'ignoranza, di portare la conoscenza e la verità, fare una ricerca di qual è la verità, cosa sta accadendo nel nostro paese. No, io Perlomeno quella. tentare di capire quali sono le ragioni che sono alla base di tutte le storture sociali che osserviamo. Esattamente. Io voglio aggiungere a quello che ci diceva la Presidente di Yogananda Italia, che
essendo stato anche partecipe di alcuni incontri di pratica yoga proprio insieme alla Grande Italia, ho avuto modo di verificare anche su me stesso che la pratica yoga ti aiuta ad avere molta fiducia in te stesso, ad avere molta padronanza della tua mente e del tuo corpo, ma soprattutto ad essere positivo. Molto spesso noi giornalisti o comunque attivisti di antimafia ci troviamo a vivere dei momenti di sfiducia, di solitudine soprattutto, di paura. Lo yoga talvolta riesce a compensare laddove non si riesce in solitudine. E quello che voglio aggiungere a questo effetto è che, come ho detto anche ragazzi, è confermato pure da Sabina sul palco in questi giorni, e come si combatte l'antimafia? Questo ognuno di noi fa sempre questa domanda: come combattere, come agire, cosa si può fare? Semplicemente agendo con il nostro talento. Dice Lucarelli: ha agito con il talento dello yoga, io ho agito col talento della grafica, della comunicazione, della voglia di fare. Il regista come Sabrina Cruzzanti ha agito facendo un film che rimarrà ai posteri, perché il film non è che lo fai oggi e finisce qui, si tramanderà, come è avvenuto anche con i 100 passi. Il cantante farà altrettanto, il pittore, il disegnatore, il poeta, lo scrittore. Quindi ognuno di noi deve mettere a disposizione il suo talento e tramandarlo, perché attraverso l'arte noi possiamo riuscire a comunicare anche ai posteri, sia odierni che futuri, di quella che è la lotta alla mafia. Bene, ma come è nato questo evento? Cioè, quali sono state per esempio le difficoltà che avete incontrato, i tempi, l'organizzazione? Anche perché ricordiamo, questo è un evento organizzato in terra di Calabria, notoriamente una terra non facile da vivere, soprattutto quando si vogliono proporre manifestazioni di questo genere. Sappiamo che la popolazione calabrese è sempre comunque partecipe, perché desidera venga instaurato un regime, scusate il termine, di legalità, essendo appunto costretti ormai da lungo tempo a vivere sotto le regole dettate dall''Ndrangheta. Ma un'associazione come Yogananda, Licia, di cui tu sei la presidente? Ecco, un'associazione come quella di Yogananda Italia, che genere di difficoltà ha incontrato nella realizzazione di questo evento? Allora, la fortuna che abbiamo avuto come associazione Yogananda Italia è stata quella di incontrare un attivista che si chiama l'architetto Enzo Frustaci, che saluto ovviamente, lo ringrazio, che ha accolto subito la nostra proposta e ci ha aiutati in tutto e per tutto. E grazie al suo spirito, al suo fervore verso questa causa, cioè la voglia di fare informazione ai cittadini, dare informazione ai cittadini, e il suo desiderio di creare una futura associazione che vorrà chiamarla Progetto Croton, che è un bisogno, proprio un sogno culturale, quello di portare cultura alla cittadinanza crotonese. Dobbiamo dire che come associazione Yogananda Italia non abbiamo avuto grossi problemi, anzi forse non ne abbiamo avuti affatto. Abbiamo riscontrato invece molto entusiasmo da parte dei cittadini. È vero sì che molti ci hanno aiutato, anche ognuno con i suoi talenti, senza però voler inserire nella locandina il logo della propria attività commerciale o di se stessi come promotori, proprio perché qui in effetti c'è una mentalità molto fondata da paure, molte, molte, molte paure, voglia di non esporsi. Quindi ci aiutavano in occulto, nel silenzio, quindi problemi no, aiuti sì, ma con questa precisazione. Che non con questo condizionamento più che con questa precisazione. La condizione è che ti aiuto, ma il mio nome non deve essere fatto, io non devo esistere. Addirittura alcuni neanche sono venuti, non si sono presentati per paura.
Quindi Ma la si vive una sensazione. realtà così condizionata? Sì. Infatti anche nelle domande dei giovani che c'è stata stamattina, sono venute delle scolaresche, la sala era tutta strafalma di ragazzi, è stato bellissimo, quarte e quinte superiori. Le domande frequenti, ogni domanda cadeva nella domandina finale, ma non avete paura che vi possano fare qualcosa? Ma non avete paura? Ma i genitori non avevano paura a dire sì, mi presto per questo film? Cioè, anche nei ragazzini c'è questo sentimento, che è la paura. Io È quello un che po' voglio differente. aggiungere, alle parole di Licia è che uno dei relatori, appunto Giorgio Bongiovanni, direttore di Prima Cittadina, ha evidenziato, nello stupore della gente, che la Calabria è la regione più ricca, forse, del mondo. E nonostante ciò, questa ricchezza che proviene appunto da proventi criminali, non viene poi condivisa con il bene sociale di quella che è la regione, che poi risulta essere ai nostri occhi una delle più povere. Quindi i vari cittadini calabresi non usufruiscono del beneficio di ricchezza che questa regione riesce a donare, e talvolta purtroppo avviene appunto dalle mafie. Inoltre vado ad aggiungere che nel tour della Guzzanti, arrivato quest'oggi al numero 552, se non erro, completo, 558 ed è stata 558 la prima proiezione in Calabria. Ah, proiezione con le scuole, con le scuole. è stata la prima proiezione con le scuole, che va comunque associata a quanto è avvenuto anche in Inghilterra e Berlino. Quindi la domanda che noi ci interroghiamo: perché un film di questo genere, che secondo qualcuno dice il falso, viene boicottato nelle sale cinematografiche importanti e viene invece riproiettato e rilanciato da associazioni come il Movimento delle Agende Rosse o Antimafia 2000 o Libera o comunque movimenti di cittadini in generale? Prima domanda. Seconda domanda: se tutto ciò è il falso, perché addirittura le sale riescono a riempire migliaia di persone all'estero, come è avvenuto la prossima settimana scorsa a Berlino? E se, come ha detto anche Sabina Guzzanti in questi giorni dal palco, se tutto ciò è falso, perché non viene correlata? Beh, come sappiamo, il film non è frutto dell'immaginazione artistica di Sabina Guzzanti, non è una sceneggiatura che nasce da una sua idea, da una sua, da un suo stato immaginifico. È un film che è stato realizzato, se non erro, nell'arco di 2 anni, scritto nell'arco di 2 anni o quattro, adesso non ricordo, 4 anni. Ma Non questo perché perché? ci Questo fossero. perché sono stati studiati tutti gli atti processuali, messi in ordine cronologico, si è cercato di dare un'organicità. Quindi è un po' complicato querelare qualcuno che si è limitato, tra virgolette, a mettere in ordine cronologico degli atti processuali, quindi, del processo. Quindi non credo sia possibile questo. Ma queste domande, secondo voi, a queste domande, quale può essere la risposta? Ah, non ho capito la domanda, Ani, A questa precisamente. stessa domanda che voi vi siete posti e che la stessa Guzzanti ha posto alla platea, secondo Allora. voi quale può essere la risposta e qual è stata la risposta che ritenete sia arrivata dal pubblico? La risposta innanzitutto, anzi, due risposte le danno le sentenze, perché la trattativa non è assolutamente presunta o un'invenzione o qualcosa che noi temiamo. La trattativa c'è stata e lo dicono due sentenze, una di Caltanissetta ed una di Firenze del 98. Quindi già questo primo atto è giudiziario e non può essere contestato. Per Il cui, secondo. scusami Serino, ho ragione di dire che non ha senso parlare di presunta trattativa. Assolutamente no, la La trattativa purtroppo trattativa c'è c'è. stata. Ma io più che di trattativa C'è. penserei a un nuovo confronto tra lo Stato e la mafia, perché la trattativa nasce in realtà nel dopoguerra. Perché la trattativa nasce nel momento in cui gli americani vincono la seconda guerra mondiale e con lo sbarco in Sicilia e la vittoria appunto degli alleati
vengono distribuiti i poteri, guarda caso, ai boss mafiosi dell'epoca, ovvero uno tra i tanti, Dovito Casciopero, che diventa sindaco di queste città. Da lì pian piano i mafiosi sono entrati sempre più nella cosa pubblica. Ma questo non vuol dire che tutti i politici sono corrotti. Quindi chiariamo anche questo aspetto. Di certo, come ho visto nelle anteprime, anzi come ascoltavo nelle anteprime di Massimo Bonella, l'ultima udienza con le testimonianze del petito D'Annunzio, che ci dice che Schifani e Alfano sono stati nominati, quindi votati da Cosa Nostra, farebbe molto riflettere. E questo va a confermare, ovviamente sono attualmente solo sospetti, quello che la trattativa, il film Trattativa della Costanzi, evidenzia ed emerge in continuazione su quanto è avvenuto sulla seconda trattativa che ha portato Forza Italia a governare il nostro paese negli ultimi 20 anni. Non dimentichiamo che De Lutri in questo momento è stato condannato in via definitiva per associazione delinquente mafiosa e si è scontando una pena di circa 8 anni. E De Lutri, detto da suo stesso fondatore, anzi presidente Berlusconi, è il fondatore di Forza Italia. Non possiamo dire mettere la mano sul fuoco, ma se il fondatore di Forza Italia, De Lutri, Marcello, è lo stesso, viene condannato per mafia, indirettamente noi pensiamo che possa anche toccare alcuni interessi statali. Sì, vengono delle considerazioni, Savino, inevitabili. Abbiamo la necessità di parlarne, abbiamo la necessità di diffondere notizie circa un sistema malavitoso, e questo lo fanno gli uomini che appartengono alla giustizia, ma anche altri, sociologi, gente informata, gente come noi che ha voglia di parlarne di questo fenomeno. Ma questo fenomeno, che come dicevi tu prima, è un fenomeno che è nato dalla, forse anche prima, ma comunque gli americani l'hanno portato lì in evidenza, e sembra che rincorriamo qualcosa che non riusciamo mai a raggiungere. Mi chiedo, tutte le persone esperte, cioè i sociologi, quelli che hanno competenza, come mai hanno bisogno di aspettare che l'evento si verifichi per poi prendere iniziative? Sembra che siamo tutti quanti impreparati. Allora, a questa domanda ha risposto Buon Giovanni questa mattina proprio gli studenti, perché molti di loro dicevano: ma se lo Stato e la mafia, che senso ha lottare? Allora, la prima risposta che Buon Giovanni dava agli studenti è che finché ci sarà una parte dello Stato puro che combatterà, è opportuno che quella persona non vada mai lasciata sola. Nel momento in cui questa persona sarà lasciata sola, o comunque non esisterà, non ha più senso andare avanti. Ma dice anche Buon Giovanni, è impossibile che possa accadere che ci sia qualcuno che non abbia un'opinione diversa dall'altra. Quindi non ci sarà mai un'estinzione della lotta alla mafia. E associando a questo concetto, Giorgio Buon Giovanni ricorda i giudici Falcone e Borsellino, proprio per rispondere alla tua domanda. Se noi iniziamo a sfiduciarci, facciamo un grandissimo errore, perché penseremmo che la mafia sarebbe invalicabile. La prima risposta ce l'ha da Paolo Borsellino quando dice che nel momento in cui i giovani, quindi la classe futura, negheranno il consenso alla mafia, l'onnipotente e misteriosa mafia, il tutto svanirà come un incubo. Questa è la prima risposta. La seconda ce la danno quando loro vengono a mancare, con le stragi. Se le loro morti sono riuscite a scatenare una fusione di più associazioni antimafia che hanno riempito finalmente non solo le sale cinematografiche con film La Trattativa in questo periodo, ma già dal 92 la gente ha iniziato a ribellarsi al sistema ed è nata un'antimafia sia nelle questioni legali, giudiziarie e politiche. Ricordiamo anche il 41 bis, che è una legge buttata da Falcone, quindi vuol dire che qualcosa ha funzionato, e sia l'associazionismo. Noi siamo comunque presi d'esempio, nonostante il nostro paese è uno dei più pericolosi
dal punto di vista mafioso al mondo, noi siamo ricordati anche dal punto di vista positivo, quindi come antimafia, come esempio, come laboratorio di azione per tutto il mondo. Quindi noi non possiamo assolutamente credere che siamo perdenti. No. La mia non era, Savino, non era una mancanza di fiducia, era una valutazione su quelle che sono le dinamiche che si svolgono all'interno di una società che avrebbe e dovrebbe avere persone molto preparate, in grado di anticipare gli eventi, perché se no mi devi spiegare come mai esistono, come dicevi prima, politici che non sono corrotti e non sono pochi, gente preparata del settore che sembra si lasci prendere, cogliere impreparata da eventi invece che dovrebbero essere previsti. E anche l'informazione fra la gente dovrebbe essere un'iniziativa che non dovrebbe essere successiva agli ammazzamenti dei giudici o dei poliziotti o dei carabinieri, ma dovrebbe essere comunque presente, scusami, ho finito, dovrebbe essere presente in una nazione che vive di democrazia. Allora, in realtà noi stiamo già facendo quello, rispondendo alla tua domanda. Nel momento in cui noi siamo in un programma radiofonico e parliamo di antimafia, stiamo già rispondendo a questa tua domanda. Ti spiego il perché. Gli interessi statali, molto spesso, appunto come ce l'avevamo prima, nel momento in cui gli alleati hanno fatto un accordo con la mafia, che per vincere la guerra gli hanno ceduto i porti, gli hanno ceduto le armi, e lo scambio era che i boss avessero il potere politico mafioso, automaticamente sono entrati al potere, ma questo potere non è che si chiudeva lì nei primi giorni, è proseguito, quindi gli accordi continuano ad andare avanti. E quei paesi che hanno vinto questa seconda guerra mondiale non solo hanno ottenuto la vittoria, e la vittoria perché vincere una guerra, sì, abbiamo visto, non è che significa andare allo stadio e festeggiare, significa avere degli interessi. Uno di questi interessi era quello di pilotare il popolo italiano. Pilotare il popolo italiano significa anche fare una formazione scolastica, quindi parliamo dell'istruzione, anziché essere realmente formativa, tutto il contrario. Cosa è accaduto? Che molte menti italiane non riescono a crescere nella formazione che tu poc'anzi accennavi. Quindi siamo un popolo che dal punto di vista formativo siamo un po', come se possiamo dire, svago, non dico ignorante, però superficiale. Non abbiamo poi più voglia di informarci, ma anche perché ci fanno lavorare tanto, torniamo a casa la sera tardi, non abbiamo voglia di sentire un TG, e magari quel TG c'è, avviene una sotto forma del panino. Che cos'è il panino? La notizia che piace al partito di provenienza, poi quella dell'opposizione, e si chiude con la petta nuovamente di quella di maggioranza. E quindi che cosa avviene? Che la gente ricorda l'ultima opinione. Quindi Savino, scusami se ti interrompo, ma ti voglio ricordare che dopo lo sbarco degli alleati si sono alternati al governo politici e governi di ogni bandiera e di ogni colore, sia di destra che di centro che di sinistra. Abbiamo avuto anche l'egemonia della DC. Sembra che questo bubone, questo cancro, sia stato tenuto a bada non soltanto dagli americani, ma da tutti quelli che si sono succeduti dopo. In realtà questo fenomeno sembra che sia cresciuto tanto da venire alla ribalta magari in questo momento, ma perché qualcuno lo individua o perché è diventato più evidente il fenomeno? E il problema è esattamente questo. È il popolo e la nazione che dovrebbe conoscerlo. Il fenomeno è più evidente perché è cresciuta l'antimafia. Quando hanno assassinato i magistrati Falcone e Borsellino, ultimi della serie, molti attivisti hanno cominciato a essere molto più, anche più aggressivi. Quindi si è estesa la concezione dell'argomento, siamo diventati anche noi più forti, è più evidente perché qualcuno parla di più. C'è un ragazzo che si chiama Giuseppe Gatti, che parlava anche oggi agli studenti, era un attivista di 21-22 anni, come noi. Cioè una persona che non contava nulla dal punto di vista di notorietà. Che cosa ha fatto? È arrivato Vittorio Sgarbi un bel giorno all'Agrigento per presentare il suo libro, arrivò anche in ritardo, tra l'altro Sgarbi, nel momento in cui inizia a parlare si lamenta del ritardo giustificando le strade dissestate della Sicilia. Questo attivista, insieme a due amici che lo riprendevano con la videocamera, che cosa fa? Prende dei fogli con la sentenza relativa a truffa aggravata ai danni dello Stato verso Sgarbi e gli fa un applauso. Bravo il volgare Sgarbi, bravo il pregiudicato Sgarbi, sempre volgare.
Il caso ovviamente ha una reazione cinematografica, come siete abituati un po' a vederla in televisione, e cerca di imbavagliare il ragazzo. Lui a quel punto, che continua a inveire dando le date della sentenza, comincia a gridare: viva il pullo antimafia, viva Caselli, viva il pullo antimafia, viva Caselli, in continuazione. Alcuni uomini in borghese lo prendono e lo portano con la forza, tra l'altro, qui c'è un video che dimostra le mie parole, in una stanza dove mi chiedono di fare il nome della ragazza che aveva registrato tutto, che sarebbe quel video da in rete. Lui il nome non lo fa perché non è un pane Giuseppe, e viene quindi ricattato, secondo le sue parole. Gli dicono: ma te cosa ti sei messo? Ti sei messo contro lo Scarpi, contro il sindaco di Salemi, il sindaco che diceva che la mafia, parliamo del 2006-2009, questi tre anni, diceva che la mafia non esisteva, nonostante alcuni magistrati erano già morti in quel periodo. In ogni modo, lui spaventato riesce a tornare a casa, credeva, come sembrava che stava anche avvenendo, che i suoi genitori avrebbero avuto problemi economici nella loro azienda di Casefiglio. Quindi chiese aiuto a Sonia Alfano, che gli metteva a disposizione il suo avvocato Favorefici, e così si è proseguito finché dopo 20 giorni Giuseppe è morto. È morto folgorato mentre accendeva un macchinario che doveva far uscire il latte. È un incidente. Perché, rispondo alla tua domanda, perché è più evidente questo fenomeno? Perché c'è più gente che ha il coraggio di parlare, rischiando anche la propria vita. Lo stiamo facendo noi di Antimafia 2000, lo stanno facendo la Lega Grande Italia, che come diceva qualcuno, dice: ma cosa c'entra lo yoga con la mafia? Eppure lo yoga sta portando la divulgazione di una tematica molto complessa. Le divulgare anche ai nostri genitori, divulgare ai nostri amici, seppur il loro impegno non dovesse essere pubblico, significa parlare e seminare, far crescere una pianta col seme che noi portiamo nei loro cuori. Forse, come dice anche Salvatore Proseguino più volte, quando parla con noi, la speranza di cui parlava Paolo Borsellino, risponde Salvatore, non è il bisogno di vedere il risultato oggi, perché questo risultato è semplicemente egoistico, ma è quello di portare avanti il concetto di Paolo e di Falcone, di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone, e fare in modo che i nostri figli raccolgano i frutti e vadano avanti, perché non devo necessariamente vedere la mafia che si distrugge. Io devo semplicemente fare in modo che altri riescano a raggiungere l'obiettivo che io voglio che si realizzi, perché altrimenti sarebbe semplicemente una speranza egoistica. Certo, quindi non è possibile prevedere determinati eventi, visto che questi eventi rientrano nel quadro organizzativo e schematico di un accordo, di una trattativa, di un compromesso che esiste tra la criminalità organizzata, la mafia appunto, e gli apparati dello Stato. Allora, mai come in questa circostanza, è utile comprendere la figura di un magistrato come Nino Di Matteo e di tutti i magistrati che si stanno occupando e che stanno seguendo il processo. Questi eventi che l'associazione Yogananda e l'associazione e i movimenti delle agende rosse sparsi in tutta Italia organizzano, si pongono questo obiettivo? Si pongono l'obiettivo di non rendere più scontato quello che la trattativa rende ormai banale, tra virgolette? La pratica a questa domanda è che, anche per rivenire a quello che poc'anzi chiedeva Ugo, il fatto che ci sono nati molti movimenti attorno a questa tematica dalla società civile, questo è importante, ha portato la bocciatura dubbia, tra l'altro a nostro parere, di Nino Di Matteo alla Procura Nazionale Antimafia, ha portato la reazione di molti cittadini. Come? Perché Sabina Guzzanti ha realizzato un appello ai tre magistrati nominati dal CSM. Ora non ricordo precisamente i nomi, ricordo una certa Pantassuglia di Bari, che si è occupata del processo Tarantini, quindi quello su Berlusconi, quello sull'escort, gli altri due credo si chiamassero del Grosso, non ricordo il terzo, ad essere sincero. In ogni modo, in questo appello si chiede a questi tre magistrati di non accettare l'incarico, motivando che il curriculum di Di Matteo, dal punto di vista
storico e dei requisiti fosse molto più vasto, e non c'era bisogno di qualcuno che lo esaminasse, perché a esaminarlo ci sono i fatti. La risposta del CSM è stata inizialmente una qualcosa, a mio parere, insensato, nel senso che, visto che Di Matteo rischia molto la vita, sarebbe opportuno che molli magari il processo di Palermo e si occupi di altro, cioè qualcosa che non riusciamo a comprendere. Di Matteo ovviamente ha rifiutato. La seconda alternativa che hanno dato è che, in questo, siccome ci saranno altri concorsi a breve per entrare alla Procura Nazionale Antimafia, il primo posto sarà per lui. Sicuramente è una cosa bellissima che il primo posto sarà per Nino Di Matteo, ma intanto noi ci chiediamo: perché il miglior magistrato d'Italia nei curriculum presentati non è stato il numero uno già adesso, ma è stato classificato numero 11 tra le varie proposte presentate? C'è qualcuno che ha paura di Di Matteo? Punto interrogativo. A nostro parere sì. Beh, sicuramente il lavoro che sta conducendo Nino Di Matteo e tutto il pool antimafia è un lavoro scomodo, è un lavoro che comunque porterà alla luce, perché io sono convinta che la fine di questa faccenda vedrà emergere la verità, perché l'impegno di quest'uomo e di tutto il suo pool, lo ripeto, appoggiato dalla società civile, questa è un'eccezione rispetto ai fatti del 92, perché all'epoca Falcone e Borsellino furono isolati. Come? Parliamo di circa 20.000 firme in questo appello nell'arco di una settimana, quindi vuol dire che... E non dimentichiamoci le 91.000 firme precedenti raccolte sempre per Nino Di Matteo. Altra cosa importante da sottolineare: per Nino Di Matteo e la Procura Nazionale Antimafia sono state raccolte 90.000 firme che lo Stato ha totalmente ignorato in questa fase, e questo, a nostro parere, è grave per la democrazia. Dovrebbe portare un'indignazione popolare che al momento in piazza non si è vista, ma io credo che ci sarà. Però c'è l'organizzazione delle scorte civiche, che è un altro fenomeno che, ripeto, fa la differenza rispetto ai fatti del 92, quando la società civile era ben lontana da una presa di coscienza di questo tipo. All'epoca tanto Falcone quanto Borsellino, se avessero avuto la scorta civica che ha oggi Nino Di Matteo, che equivale a dire l'attenzione della società civile che oggi ha Nino Di Matteo, probabilmente oggi avremmo il piacere di poterli ospitare in qualche nostra trasmissione, lo dico con una nota di presunzione, perché insomma, però probabilmente se all'epoca ci fosse stata la stessa coscienza civica di oggi, avremmo avuto la possibilità di continuare a vederli operare fino a questo momento. Ma nella fattispecie, eventi come questi, che obiettivi si pongono? Per esempio, ecco, in una città come Crotone, perché è stato scelto di organizzare un evento di questo tipo? Quale tipo di risposta volete dare? Allora, noi l'obiettivo era quello, appunto, di informare le persone innanzitutto che esiste un processo che si chiama trattativa, perché la maggior parte della gente non sa che a Palermo Nino Di Matteo porta avanti un processo sulla trattativa Stato Mafia. Non lo sanno. Addirittura gli studenti non conoscevano neanche Nino Di Matteo, hanno conosciuto oggi per la prima volta, su loro missione. Studenti, sì. Di quale istituto, scusate, Licia? C'erano lo scientifico, il magistrale e il professionale. Sia il nautico. Quindi parliamo di ragazzi che andavano da che età in poi? Soltanto quarte e quinte, quindi... Licia, però c'è un evento altrettanto importante che forse è stato, diciamo, dimenticato o è stato ricordato poco, ed è accaduto in Sicilia. In Sicilia, è altrettanto importante come il problema del CSM, è crollato un ponte dell'autostrada. Credo che i siciliani dovrebbero firmare e votare per capire come mai sia crollato quel ponte. Che ne dite voi? È un evento, no? Ce ne sono tanti eventi, Ugo. In effetti, quello, l'obiettivo, ritornando appunto all'obiettivo, è proprio quello di far capire che cosa c'entra, perché secondo i cittadini
almeno dell'estremo sud, almeno io parlo della terra di Calabria, loro non fanno il collegamento tra la crisi morale, la crisi lavorativa, la crisi economica con la mafia. Non lo fanno questo collegamento. Addirittura c'è chi, oggi anche è emersa questa storia, che la maggior parte delle famiglie, anche crotone, hanno parenti della 'ndrangheta. Quindi loro sanno che esiste questa realtà, nonostante tutto dicono no, ma non esiste. Io stessa, parlando con una donna di Crotone, proprio perché ci siamo conosciute, così gli ho detto sì, io come associazione io mi interesso anche dell'argomento antimafia. La donna mi fa, ma la mafia non esiste. Io poi ho saputo che il marito era un mafioso. Quindi qui c'è veramente questa, o battiamoci le orecchie, o battiamoci gli occhi, stiamo bene così, ci fa comodo. Magari mi espongo un attimino, ma giusto quell'attimino, perché poi comunque mi interessa avere l'amico o il parente mafioso che mi deve coprire o mi deve dare un aiuto. E l'obiettivo di approfondire questa, la storia contemporanea italiana, mettendoci anche la storia del processo della trattativa per gli studenti, è stata una novità, perché loro, sia gli studenti ma anche i cittadini che sono venuti il martedì, perché ci sono state le proiezioni, due proiezioni il martedì per i cittadini, per loro è stato, per la maggior parte delle persone è stato uno shock, perché non potevano immaginare che nella storia d'Italia, nell'attuale storia d'Italia contemporanea, ci fosse questa storia di un patto, di una comunione, di uno matrimonio, di un sposalizio tra lo Stato e la mafia. E poi io mi sono chiesta, come appunto presidente di un'associazione di yoga, e mi sento proprio a livello interiore di portare avanti questa conoscenza, di saperne di più, di invitare degli ospiti che sono dentro queste tematiche affinché ce la possano esprimere, ci possano spiegare che cosa sta accadendo. Io poi mi sono chiesta, ma siamo in un paese cattolico, è possibile che anche nelle parrocchie, come cristiani, il Cristo ci ha insegnato a spostare la giustizia? Gesù ci dice la giustizia prima di tutto, il resto, quindi il benessere, lo stare bene, la felicità, ti sarà stata aggiunta. Perché io mi sono chiesta, Sevino, ieri non ho fatto questa domanda anche ai relatori, ma come mai nell'ambito cattolico, anche delle chiese, non è, io ho invitato molti cattolici, non è venuto uno? Perché? Secondo voi, anche questa domanda io mi sono posta, perché come insegnante di yoga gli yoghi ci insegnano, ci scuotono questi maestri antichi, ci insegnano che noi dobbiamo essere nell'azione ogni giorno, oltre alla meditazione, alla preghiera, allo studio del sé, dobbiamo dedicare la maggior parte del tempo all'azione, all'azione verso la giustizia, all'azione giusta, l'azione che ci porta alla vittoria, dicono gli yoghi. La giusta azione porta alla vittoria. La vittoria che cos'è? La vittoria è stare bene, essere liberi, avere la conoscenza, poter avere una mente aperta a 360 gradi e vivere anche la fratellanza con gli altri, l'unione, l'amore, la gioia, la felicità. Per questo noi siamo stati messi su questo pianeta, non per starci zitti, non fare finta di non ascoltare. Probabilmente, Licia, il problema è che le istituzioni che prima erano un riferimento, lo Stato, la Chiesa, hanno perso valore agli occhi dei cittadini. Oggi, e purtroppo realtà come quella che vivete voi ne è un esempio, il cittadino preferisce rivolgersi al malavitoso di turno, al capetto di quartiere, perché la risoluzione del problema è immediata.
E questo è un altro risvolto. Vorrei rispondere a Licia. Vorrei rispondere a Licia quando hai chiesto la faccenda della religione. Abbiamo una religione monoteista, così come ce l'hanno i combattenti dell'ISIS. E non dimentichiamo che nella Bibbia la giustizia, a cui tu facevi riferimento, divina, ha prodotto quasi una ventina di milioni di morti, mentre Satana ne ha ammazzati appena una sessantina. Questo è quello che dice la giustizia, è quello che dice la religione del nostro Gesù Cristo. Allora, io credo che noi non siamo in grado di gestire questo fenomeno. Mi rifaccio alla domanda che facevo prima a Savino. Ecco perché dalla invasione degli americani fino ad ora credo che dobbiamo imporci alcuni comportamenti, perché non siamo in grado di gestirli. Che grazie alla uscita pubblica del Papa, che ha scomunicato i mafiosi, abbiamo avuto un pentito di cui parlava oggi poc'anzi Massimo Bonella, che è proprio d'amico. Grazie a lui abbiamo avuto ulteriori conferme della trattativa tra Forza Italia e la mafia. Quindi noi dobbiamo cercare di guardare, come ha detto anche oggi, mi collego sempre a Juan Giovanni, parlava di utopia. Che cos'è l'utopia? È l'orizzonte. Ma io l'orizzonte, ogni volta che mi avvicino, lo vedo sempre più distante. Ma ogni volta che mi avvicino io comunque ci cammino. L'importante è camminare, mai fermarsi. Io non devo mai pensare in quella concezione. Devo sempre cercare di andare avanti, finché io ho vita. Devo dare un senso a quello che io sono. Perché restare dove sono è un senso del nulla. Posso soltanto prendere la forma della mia pelle. Che tipo di reazione avete riscontrato nel pubblico di adulti e di ragazzi dopo la proiezione del film e durante il dibattito? Ma dal mio punto di vista, gli adulti li ho visti un po' scioccati. Savino, tu come li visti gli adulti? Allora, io mi aspettavo una scarsa accoglienza da Crotone, innanzitutto, perché siamo una città in cui tendono ancora a essere omertosi sulla mafia, e pare come che non esista, pare più della massoneria, non della mafia. Mi aspettavo poca affluenza, invece l'affluenza è stata molto alta, con numeri in cui nelle tre proiezioni abbiamo toccato circa le 1700 persone, una cosa del genere, non ricordo più preciso. Devo dire che alcune affermazioni dei relatori hanno lasciato il pubblico scioccato, nel senso che si è fermato un po' a riflettere su quello che stava accadendo, perché molte cose non le immaginava. Quello di cui parlava Ugo poc'anzi era uno di questi aspetti, perché qui c'è il problema migrazione, perché Crotone pare abbia dei centri che raccoglie dei migrati, e questo crea un po' di problemi all'interno della cittadinanza, così come quello della questione del ponte. E loro riescono a comprendere che questi problemi sono irrisolti proprio a causa della mafia, che è diventata un cancro per i cittadini. Solo che se non c'è qualcuno che li porta a riflettere, come oggi è avvenuto, loro non riescono al momento a collegare più i fattori. E qui devono cercare di incrementare l'impegno sociale e informativo. Quindi è stato veramente un successo. Savino, sarebbe stato secondo te importante, perché l'hanno detto alcuni giornalisti, ma l'hanno detto in maniera molto molto sfuggente, sarebbe stato importante anche porre l'attenzione sul fatto che tutta la struttura di quel ponte è stata fatta di sabbia e non di cemento, e sarebbe stato importante chiedersi chi ha messo quella sabbia, e sarebbe stato importante chiedersi perché è arrivata la sabbia lì e perché non controllano. E tutti i siciliani e tutti noi che facciamo? La risposta non ci chiediamo perché c'è la sabbia? La risposta è perché hanno messo la sabbia questo cemento, nonostante il finanziamento che è arrivato in Sicilia supera da sé l'intero finanziamento di tutte le restanti regioni italiane. Esatto. Chi esatto. Ha fatto i soldi? Sta tutto speciale. Quindi questo mi rende sospetto che sia stata opera dello Stato mafia. Dico Stato mafia perché chi ha interesse a uccidere Nino Di Matteo? Perché è l'unico mafioso ancora in libertà del processo trattativa, è Matteo Messina Denaro. Tutti gli altri sono attualmente in galera,
ammettendo che Matteo Messina Denaro fosse catturato, come è avvenuto a Provenzano, Brusca e tutti gli altri, comunque avrebbe un ergastolo, cioè nulla lo può salvare dalla galera a vita. Quindi anche lo stesso Tottorina che minaccia di Matteo, che interesse ha a desiderare la morte di un magistrato? Cioè lui ormai un processo in più, una condanna in meno, non cambierebbe nulla. È la politica che ha interesse. Così è che chi ha interesse a nascondere, insabbiare tutto ciò è qualcuno che in questo momento ci sta governando, che si chiama Stato. Noi abbiamo due Stati in questa nazione, dobbiamo fare il distinguo, no? Cioè lo Stato ufficiale e lo Stato ufficioso. Quindi nel momento in cui lo Stato ufficiale vede minato il suo apparente predominio, lo Stato parallelo si mette in campo naturalmente, perché l'uno copre l'altro, l'uno sostiene l'altro, senza l'uno non può esistere l'altro. Per cui l'azione di Nino Di Matteo è pericolosa, credo, proprio per questa ragione, perché nel momento in cui si mette in luce il livello della trattativa, non che la trattativa ci sia stata, ma il livello, chi e quando e come e perché, quali scopi, quali fini. Naturalmente dobbiamo ridurre tutto allo sterco di Satana, tutto si risolve nell'interesse economico ovviamente, per cui non fa comodo allo Stato ufficiale far conoscere quelle che sono le commissioni con lo Stato parallelo. Ma oggi che noi siamo qui a parlarne, molto spesso ci sentiamo dire sì, ma tanto noi nel nostro quotidiano non possiamo risolvere nulla. Quando mettiamo in campo i talenti, come dicevi tu Savino, non cambia soltanto un modo di vivere, il nostro problema è culturale fondamentalmente. La gente è inconsapevole, non voglio usare il termine ignorante perché io non sono più, non sono meno ignorante di loro, sono allo stesso livello. È un problema di consapevolezza, di sensibilità, di come dire, non c'è la voglia di comprendere quali sono le ragioni reali, ci accontentiamo di quanto ci viene detto. Ma non è che non c'è la voglia, perché soltanto, ma io mi sono accorta appunto nell'organizzazione di questo evento che la voglia c'è di sapere. Il problema è che abbiamo la comodità di arrivare a casa e accendere il televisore, non ci andiamo a cercare la risposta tramite altri canali. Vogliamo la comodità di arrivare a casa e spingere quel bottoncino, ma dalla televisione noi non avremo mai la vera informazione, avremo informazioni manipolate, gestite da questi elementi, da questi venduti, perché sono prezzolati alla fine, cioè non è una brutta parola. Lo stipendio lo prendono, poi non si sa da chi arriva, ma lo stipendio lo prendono. Ecco, allora, quindi il problema dell'ignoranza, che noi tutti siamo ignoranti italiani, è questa, perché noi cerchiamo dalla televisione l'informazione, ma non è da quella fonte che noi abbiamo l'informazione. E infatti l'abbiamo visto con i ragazzi anche nella stamattina, che sono rimasti in un silenzio tombale per tutta la visione del film. Dopo il film, a raffica, facevano le domande, interessati. Ed è stato poi bello... Che in posizione in cui volevano avere ragione anche di quello che dicevano. Sì, è stata bella la risposta, cioè un consiglio, non so come dire... da parte del direttore della rivista Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, quando ha detto a questi ragazzi, perché tutti quanti, no, avevano alzato la mano dicendo, la maggior parte, che voleva fuggire, andare via dall'Italia. Quindi Giorgio Bongiovanni gli ha portato la speranza, gli ha alzato quel livello, diremmo noi yogi, gli ha alzato il livello energetico, gli ha alzato proprio quell'ardore di invece restare qui, informarsi tramite informazioni più corrette, ricercate, con la loro intelligenza, con la loro voglia di sapere, e di non accettare di opporsi, di opporsi, di non accettare quei
quelle conoscenze, di frequentare quei tipi di amicizie, ma di avere ogni giorno dentro di sé come priorità l'interesse di essere onesti, giusti, cercare di essere giusti, di fare la scelta migliore, di poter indagare meglio le proprie scelte individuali. Savino, tu ricordi ancora meglio la risposta che Giorgio Bongiovanni gli ha dato riguardo? No, io nel dettaglio non la ricordo, però lui c'è stato un momento appunto in sala in cui è stato molto bello quel momento. Ha visto sfiducia da parte dei ragazzi e ha chiesto quanti di voi vorrebbero andare via a termine degli studi, cioè il 90% della sala alta di team. E lui si è rifatto un po' al concetto di Giuseppe Gatti quando dice: questa è la mia terra e la difendo io. Quindi lui dice: quello che è vostro andatelo a prendere, perché nel momento in cui voi andate via, svuotate il crotone, ok, svuotatelo, ma andando altrove andate soltanto a riempire un altro contenitore, ma insieme non ci potrete stare. Quindi sarebbe comunque opportuno difendere quello che è vostro e fare in modo che quello che è vostro possa essere, possa generare ricchezza a tutti quanti, senza che ci sia qualcuno che dall'alto possa pilotare le altre menti. Tanto è vero che anche agganciandomi a quello che diceva prima sulle TV Licia, io concordo con Sabina Guzzanti che Maria De Filippi è la rovina di questo paese, perché con queste trasmissioni sta semplicemente distraendo l'opinione pubblica da quello che dovrebbe essere il reale concetto che dovrebbe eseguire. Comunque Savino, le azioni dislocative messe in campo sono a tante, non si tratta soltanto di un programma del primo pomeriggio, ma ecco, per completezza di informazione volevo dire che i magistrati promossi alla Procura Nazionale Antimafia sono Eugenia Pontassuglia, Marco Del Gaudio e Salvatore Dolce. Questo giusto per essere completi insomma in quello che dicevamo. A tal riguardo io vorrei segnalare agli ascoltatori anche un altro interessante reportage riportato sul sito di antimafia2000.com, scritto tutto minuscolo in lettere: Ingroia di Matteo, combattere la mafia che si fa Stato, che mi sembra quanto mai attinente, ed è la cronaca precisa di Lorenzo Baldo, il vice direttore di Antimafia 2000, sull'incontro che c'è stato in una scuola pugliese, Leonardo da Vinci di Biceglie, tra Antonino Di Matteo e l'ex PM Ingroia. Questo naturalmente è un articolo da leggere, una cronaca da leggere, molto molto interessante, fatta puntualmente da Lorenzo Baldo. Bene ragazzi, noi siamo arrivati al termine della trasmissione, volete aggiungere qualcosa per concludere? Rapidissima, questa settimana qualcuno ha scritto sui loro giornali, dalla volta per gli stessi, che è contrario, è stato assolto dalla Corte Europea, sono contrario al numero 3 del TIP. In realtà lui non è stato assolto di nulla, si tratta soltanto di un carillo burocratico che riguardava una legge del 92, quindi parliamo del nulla, in cui questa legge non era ancora stata approvata, quella di pagamento mafioso, quindi si tratta soltanto di decisione a delinquere anziché favoreggiamento mafioso, quindi solo una frase che ha portato al pagamento dello Stato di 10.000 euro solo perché lui all'epoca non poteva conoscere questo dato perché non era ancora legislatura. Questo non vuol dire che il reato non ci sia stato, perché è come dire che Contrada sia stato mafioso su insaputa, secondo questo tipo di legge. Quindi smentiamo tutto quello che alcune testate giornalistiche dicono. Primo, Contrada era ed è stato condannato per mafia e così è rimasto, quindi non c'è stata nessuna soluzione, e in ogni modo questa soluzione, questa fantomatica soluzione così chiamata, non è neanche definitiva. Progetti futuri? Allora, uno per quanto riguarda il Movimento delle Agende Rosse, il 15 maggio avremo Giovanni Impastato alla Facoltà di Giurisprudenza a Bari. E il 19 luglio c'è il nostro appuntamento più importante a Palermo. Aspetta Savino, scusami, il 15 maggio a che ora?
alle ore 11 presso l'aula 3 della facoltà di giurisprudenza a Bari. Poi avremo l'appuntamento più importante, quello annuale, il 19 luglio a Palermo, con il ricordo della strage di Veranello, in cui persero la vita Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Il 18 luglio va ricordato che c'è l'evento organizzato da Antimafia 2000 presso la facoltà di giurisprudenza Falcone Borsellino di Palermo, organizzata appunto da Antimafia 2000, dovrebbero intervenire i magistrati Di Matteo, Scarpinato, Travaglio, e poi vedremo un po' meglio come sarà il programma. Per quanto riguarda sempre noi Agende Rosse, stavamo valutando l'accordo con Antimafia 2000 di proseguire il tour della Sabina Guzzanti anche quest'estate con il cinema all'aperto, e forse, se riusciamo, anche nei limiti di spiaggia o nei campeggi marini. Crociamo le dita con questo nuovo progetto, se riusciamo. E l'associazione Yogananda continuerà a sostenere questi eventi? Noi, come percorso del Karma Yoga, insieme agli altri stili di yoga, che sono quelli che ho ripetuto prima, la meditazione, la conoscenza del sé, gli esercizi fisici, noi come Karma Yoga, cioè yoga dell'azione, azione nel sociale, rimarremo uniti, quindi in comunione, con questa urgenza, cioè quella di continuare ad appoggiare gli uomini giusti. In questo momento per noi sono Nino Di Matteo, anche Roberto, il movimento Scarpinato. Roberto Scarpinato, ma anche i movimenti, tipo i movimenti delle Agende Rosse, la fantastica rivista Antimafia 2000, e quindi continueremo su questo fronte, cioè ad appoggiare e ad invitare questi ospiti anche nelle terre nella quale noi operiamo. Ugo, c'era qualcosa che volevi chiedere prima di chiudere? No, io volevo salutarvi, naturalmente augurando buon lavoro, ma ricordandoci che abbiamo ospiti quasi quotidiani, una serie di migranti, ma anche tanta gente che fugge dalle guerre. Come dicevi tu, Savino, se continuiamo a fuggire e se continuiamo a vedere questi fenomeni, chissà che succederà anche a noi di prendere i barconi col treno, magari. Effettivamente oggi c'è una Giovanna Costanti che fa Giovanni, questa gente fugge perché siamo noi che andiamo a distruggere. Se noi la smettessimo, come siamo in grado di avere i soldi per regalare le armi, per far fare la guerra da loro, per farli fuggire, perché noi dobbiamo poi spostarci i loro territori, le loro ricchezze, poi anziché dare armi potremmo dare qualcos'altro, come la ricchezza della pace. Bene ragazzi, noi ci buon salutiamo, lavoro. Vi auguriamo buon lavoro, naturalmente ci teniamo in contatto per ogni futuro aggiornamento. E Licia, io, come dire, sono, vabbè, Savino, va bene, cioè, abbiamo un rapporto come associazione, naturalmente, abbastanza stretto con la trasmissione, ma io sono particolarmente vicina a te, sono particolarmente vicina ai crotonesi e a tutti coloro che hanno il coraggio di opporsi, di non accettare le regole facili. E quindi, Licia, andate avanti come associazione, perché servono proprio persone come voi che hanno voglia di dare questa spinta. Crotone è la città natale di Dino Gaetano, non dimentichiamolo, che lui ha cercato già di iniziare a denunciare la signoria in mafia e qualcuno l'ha ignorato, e anche Crotone tutt'oggi, a parte una stata talvolta abbandonata, continua a farlo. Magari qualcosa alla luce potete riportarlo. Questo è il senso dell'arte. Namaste, Licia. Namaste. Buon lavoro. Buon lavoro a tutti. Arrivederci. Ciao. Sì, grazie. Rosario. Io ci sono, allora, bene. Ecco, allora, vediamo. Volevo salutare Savino Percocco e Alice, scusami il nome, me la scusi. Lucarelli. Okay, benissimo. E ringraziarli, insomma, per questa testimonianza che è stata meravigliosa, insomma, soprattutto per quello che hanno fatto a Crotone, perché esatto, soprattutto nelle terre del sud c'è bisogno di dare più consapevolezza, e sai benissimo, Antonella, come dico sempre, il mio scopo principale con il network, con Science Web Network, è quello di risvegliare la coscienza delle persone, perché ormai sono troppi anni che è stata assopita, è stata messa lì ad addormentare con trasmissioni, spazzature che ci hanno sempre propinato.
perché, come diceva anche Alice, è la televisione che ci uccide. È l'informazione, è quel tipo di televisione, diciamo, non la televisione in generale, sì, intendo. È quel, sì, tipo di comunque qualcosa di qualità c'è, la devi cercare, ma è difficile trovarla in televisione, insomma, con c'è queste televisioni. Bonella, ci sei? Sì, ci sono, concordo totalmente con quello che ha detto Rosario Moreno. Dunque vi do una notizia che mi è arrivata qui. Palermo, i NAS di Palermo hanno scoperto solfiti e nitrati aggiunti per camuffare il reale stato della carne deteriorata a partire dal colore che con questi additivi riprende l'aspetto rosso vivo. Sequestrate oltre 4 tonnellate di carni avariate e denunciate 25 persone. I controlli sono stati eseguiti nelle macellerie delle province di Palermo, Agrigento e Trapani. Le carni sequestrate erano congelate e in stato di putrefazione. Denunciati 23 macellai e il responsabile Ingrosso Carni di Palermo. Se la carne fosse stata commercializzata avrebbe potuto causare gravi danni alla salute dei consumatori. Vediamo se abbiamo qualche notizia dell'ultimissima ora. Beh, c'è una notizia di sport: la Juventus dopo 12 anni torna in semifinale pareggiando 0-0 con il Monaco. È tutto dalla redazione giornalistica di Venezia, di Pianeta Oggi TV Online. Sono le 23:16, tra altre cose è appena terminata la trasmissione Pianeta Oggi Reporter su Telecarnia, dunque nel corso della quale abbiamo parlato di tutela ambientale, lo ricordo, anche il contratto con riferimento al contratto di fiume, questa attenzione ai corsi d'acqua, non solamente ai fiumi ma anche ai fossati, ai laghi, anche ad una foce di un fiume, dove praticamente, insomma, il corso d'acqua dobbiamo vederlo come portatore di ricchezza e non invece come un problema, come una problematica. Al termine è andato in onda anche il video della Madonnina che è apparsa all'interno del santuario di Caorle, ecco, quindi anche i telespettatori dell'Alto Adriatico hanno potuto vedere questo video che riprendeva questa immagine della Madonna tramite le frequenze in digitale terrestre di Video Telecarnia Telefriuli. 23:17, dunque a voi la linea, a te Antonella, entra noi Ugo Lombardi, un saluto a Rosario Moreno della regia centrale di Treviso di Sites Web Network, e dunque una buonanotte a tutti i nostri ascoltatori. Grazie Massimo, naturalmente buonanotte anche da parte mia e di Ugo, un caro abbraccio a Rosario, a Massimo e un caro abbraccio a tutte le persone che si impegnano ogni giorno per cercare di rendere un po' più sopportabile questa nostra nazione, un po' più bella. Grazie a tutti e a mercoledì prossimo, sempre alle 22 su Saius Web Network con Osservatorio Antimafia, in collaborazione con la testata giornalistica online antimafia2000.com. A mercoledì prossimo. Ciao a tutti.